Buongiorno! Madonna, sembro un Oompa-Loompa. Non lo so perché sembro così abbronzata. Ah, madonna, io ho la faccia da culo. Ecco, così va meglio la luce. Sto andando anche stamattina all'Accademia L'Oreal, però non sono sola. Sono io con lei! Oggi è venuta Debs ad aiutarmi. In realtà, devo dire una cosa a Nanni in diretta. Stamattina, mentre mi preparavo, ho visto lì il vlogmas. Lui che si è arrabbiato perché stasera vengo io con te. Ma in realtà Nicola sta ancora a casa perché si stava mettendo, doveva mettersi ancora le scarpe. Ho detto io scendo, però l'autobus non sta passando, quindi magari adesso lo incontriamo. Noi speriamo che l'autobus non tardi ad arrivare. Seconda giornata all'Accademia L'Oreal per il progetto di cui vi ho parlato nel vlog di ieri. Se ve lo siete perso andatevelo a rivedere. E praticamente oggi è il momento in cui c'è l'atto dello shopping a via del corso e dobbiamo andare a prendere ciò che abbiamo deciso per l'outfit della nostra modella. Io però a differenza delle altre sto andando un'ora prima perché vogliono farmi qualcosa ai capelli, una piega. Adesso vedremo, non ho capito se è una piega particolare o con strumenti particolari. Tanto vi farò vedere e spiegare tutto quanto da loro per bene e benino. Io e Deborah siamo abituate a fare i salti mortali per vederci anche tipo presto presto la mattina. Alla fine è riuscito a venire con noi. Oggi Nicola ha incontrato la sua migliore amica Deborah, che le ha rubato il posto. Mi dispiace, no, neanche più è arrabbiato quelle. Perché voleva che rinunciassi io. Sì, ma senti, ma non dovevamo andare insieme a vederlo quel film? Eccoci qua. Siamo qui con Alessandro. Ciao ragazzi, come state? Tu di dove sei? Di Taranto. Anzi, precisamente Massafra. E dai, il salone è proprio giù? No, 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 io lavoro con Fabrizio Pierluigi, Taranto, FP Parrucchieri. Ok, si chiama FP Parrucchieri, il salone. Sì, FP Hair Salon. Che appunto, come vi dicevo, tutta quanta questa formazione è per saloni di parrucchieri giù in Puglia, pugliesi, sì, che sono saliti qui a Roma per questi due giorni. Oggi stiamo facendo un'acconciatura con questo tipo di piastra, che è la Steam Pod. Steam Pod L'Oreal, una piastra a vapore, garantisce equilibrio al capello, diciamo che combatte l'umidità. Andiamo a creare delle onde? Delle onde molto destrutturate, vi faccio vedere anche come. Io questa è una cosa che a casa ad esempio non saprei mai fare, ci ho provato tantissime volte a fare, sai, le onde con la piastra, comunque con le piastre piatte, ma non ci sono mai riuscita, sempre, ho dovuto sempre usare i ferri. Adesso andiamo a prendere qualche prodotto, credo sia della linea TechniArt, quelli che avevamo scelto. Sì. E io non lo so, perché quando praticamente siamo arrivati nei top 20, io e questa baffa, c'erano arrivati dei prodotti L'Oreal, però non erano tutti uguali, vero? Oddio, sinceramente non lo so. Io mi ricordo che non erano uguali. Questo qui ad esempio io non ce l'avevo. Questo qui è un prodotto che mi garantisce volume, la struttura del capello, proteggendomi da fonti di calore estreme. Come spazio le piastre, mi elimina anche l'effetto crespo, mi costruisce la piega. Quindi lo usi dopo aver fatto lo utilizzo a capello asciutto. Questa è la piastra che abbiamo usato praticamente. Sì. E questa dietro è la sua caldaia con il filtro, con il controllo filtro, del filtro, sì, dove praticamente c'è tutta l'acqua che sì, per il calcare, esatto, tutto, che ovviamente produce il vapore che ci serve. Ok, guardate che figa, sono molto, come dicevo lui, beach waves. Adesso poi vedremo quanto mi durano, perché sapete i miei capelli sono liscissimi, lisci spaghetto, quindi lo mettiamo un po' alla prova. Ciao ragazzi, grazie. Eccoci qua al tavolo dello street fashion. Comunque stiamo aspettando più che altro soprattutto la modella, cioè le modelle che arriveranno, saranno 5. Ele oggi sembra abbronzatissima. Io sì, sono sempre il solito cencio con le borse. Sono le 10:10. Alle 11:30 qui significa che come arrivate, partite con i lavori. Sì. Avrete visto?
visto sicuramente un piccolo pezzetto di noi che siamo dentro H&M. Zara erano gli unici due negozi dove potevamo andare ad acquistare, diciamo, il look più completo, eccetera eccetera. Siamo poi andati a prendere i calzini per completare il look da Calzedonia, alla fine Calzedonia. Ci siamo un po' divise perché Calzedonia era veramente lontano da dove stavamo e dovevamo rientrare nel tempo. Adesso stiamo andando di nuovo all'Accademia L'Oreal. Speriamo di farcela. Speriamo che il look comunque completo sia venuto bene, però mi piace tanto, soprattutto le scarpe, sì, sono belle. Ho portato una Coca-Cola, guardate che brava amica che sono. Vedete, adesso si vede bene la maglietta, mi fa impazzire, è bellissima. Non sono pazza, sono qui sul lettino. Lettino. Questo perché è il lettone mio, il lettone di Nanni. Che bello. No, volevo fare un po' di gnigne. Tanto qui Ele sta lavorando al PC. Comunque queste sopracciglia sfumate mi piacciono, non avrei mai... Brava, te lo stavo dicendo anch'io. Ti piacciono, anch'io? Sì. Brava, allora, ancora più brava amica, che le ricordo di far vedere le cose. No, non mi ha ricordato di far vedere The Body Shop Day. Devi aprire il calendario. Sì, devo aprire il numero 5. Sì. Allora, dov'è il 5? Il pisolino. Oh, il 5 è piccolino. Pensate che c'è la cosa, sembra tipo product placement. Sì, io sempre davvero potrei testimoniare. No, tutti cerchietti diversi, strani. Io pure non ho. Allora, il 5 sta qui. Ed è piccolino. Cos'è? Non lo so. De lèvres. Lèvres. Labios. Oh. Tu hai poche matite labbra, ti servono? Amore, è vero? Hai visto il cazzetto delle mie labbra? No. Sono cresciute? Ah, ma tu non... Ah, yes! Oddio, che ma bella! Ma poi è bellissima! Thank you! This is for me! Le tocche questa sarebbe la tua camera? Cioè, ma tu ci credi alle coincidenze giorno per giorno? In che senso? Nel senso che ogni giorno ho trovato una cosa, o comunque quasi, che... cioè, tipo, stavo in doccia e stavo proprio pensando che mi dovevo ricomprare un guanto esfoliante. E il... scusate la rozzaggine. Un guanto esfoliante? Sì. Ma io credo tantissimo alle coincidenze e al karma. Secondo me sono le cose più vere che ci sono. No, dico di questa perché praticamente oggi abbiamo fatto il, come sapete, il look, no? E quella ragazza, Nunzia, si è messa poi alla fine proprio una matita color nude, perché l'outfit che abbiamo scelto era un mix tra nero e rosa chiaro, tra il cipria e il blush. Quindi questa qui sarebbe stata cioè perfetta. Infatti lei poi aveva un rossetto fucsia, se l'è tolto e si è messa una matita nude. Niente, io qua sto decorticando tutta la plastica praticamente, ma ripara il mio danno, non so come, ma questa è la matita, è il colore della matita. Vediamo qua carina sul mio biancume. Che bella. Il problema di quando si sta vloggando in due è che non ti ricordi mai qual è l'ultima cosa che hai vloggato, se l'hai vloggata tu o l'ha vloggata mio BFF. Siamo da Gian Gusto a mangiarci una piadina integrale. Come fai a mangiare la rucola? A voi piace la rucola? A me piace così buono. A me piace. È asprissima. Non è aspra, è un po' amara. Buona. A parte a me piacciono i sapori sia aspri che amari. Aggiungo il limone così, quindi l'aspro. Il limone adoro. La rucola, limone. Comunque, penso che l'ultima volta che ci siamo visti, no, sono onesta, non me lo ricordo, è colpa di Deborah. Perché ho bloccato anche da lei, quindi non mi ricordo. Però forse vi ho fatto vedere lei che dormiva. Immagino sarò sexissima. Questo è il mio anche pranzo, visto che ci siamo dimenticate. Cioè mi sono dimenticata di farlo. Ma non è dimenticata. Quando sono tornata a casa, infatti mi è dispiaciuto non rimanere di più all'evento, perché dopo hanno fatto vedere tutte le presentazioni dei look completi. Ma se no non avrei pubblicato il video sul primo canale e sul secondo canale, ovvero il vlog di ieri. E infatti purtroppo sono andata a scappare. Sono arrivata proprio velo velo perché il video era pronto alle 5:20 e doveva andare online alle 5:30, quindi avessi fatto 10 minuti da un'altra parte. No, ma poi mentre io facevo le linee, era stato tutto il tempo a lavorare al computer. Tutto il tempo. Poi quando è così perdi anche la cognizione del tempo, non ti rendi conto proprio. Infatti non so se, cioè, se riuscirò a fare 3 video sul canale a settimana principale. Magari passerò a 2 se vedo che non riesco, perché ok che dicembre è un periodo impegnato,
Però boh, non voglio che ne perda neanche di qualità. Voglio comunque fare delle cose fatte bene. In realtà mi fate sempre tantissimi complimenti su questo. Infatti vi ringrazio nel fatto che vi piace proprio perché i contenuti sono sempre migliori, innovativi e sempre di più. Però io arrivo a un certo punto e non ce la faccio a sostenere tutto quanto. Quindi credo di scalare a 2. Adesso vedremo. È buonissimo. In tutto ciò, stasera porto la mia donna fuori al cinema. È il nostro primo appuntamento. Al cinema è quando ci avevo provato. Stai attenta. Infatti io sono pronta, mi sono messa il rossetto waterproof a testa. Cosa abbiamo sulle labbra? Tanto ce lo chiederanno. Rudolph. Di Mulan. E io invece ho aubergine di We Makeup. Mi aspettavo a morire. È bellissima. Questa è quella che ho anche alla 3, No, la mia è l'ultima. Andiamo al cinema a vedere Miss Peregrine con Tim Burton. Con Tim Burton, regista ovviamente del film, che sarà presente in sala. Siamo very very excited. Abbiamo anche l'ingresso VIP. Quindi... Io pensavo se volessi dire che potevo neanche un'altra persona. Guarda, quando mi hanno scritto avete l'ingresso VIP, lei, ah, quindi posso venire anche un'altra persona. Sì, un VIP che conosciamo noi a caso. Vuole farmi una foto con lei? Mami! Guarda, è uguale! C'è venuto il naso! Siamo appena entrate in realtà, stiamo proseguendo verso la sala. In realtà dentro la sala non potremo fare riprese, anzi dovremo anche tenere spenti i telefoni. Adesso vi facciamo vedere. Imbacuccate perché fa abbastanza freddino, freschetto. Sì. Siamo uscite ovviamente dall'auditorium. Wow, è stata un'esperienza. Devo ringraziare davvero Vittoria, che è la ragazza che ci ha mandato praticamente l'invito per questa prima. Grazie. È stata un'esperienza che io non avevo mai vissuto. Tu? No, la prima di un film non poi con mai Tim stata. Burton, insomma, in no, sala. Sono stati 3 secondi più lunghi della mia vita. Bellissimo. Anche perché la cosa un po' particolare era che noi avevamo l'ingresso VIP, però poi alla fine ci siamo sedute davanti, cioè nel posto dove c'erano persone, esatto, che erano entrate le persone che erano entrate da un altro ingresso, non dal nostro. Però ci siamo rimaste, cioè non ce ne frega niente di stare. No, figurati. Esatto, quindi solo vedere il film. E tra l'altro io quando vado al cinema scelgo sempre più o meno il posto dove eravamo seduti noi, perché non è centrale innanzitutto in alto. Sì, è centrale, né troppo basso né troppo alto, dove erano i posti tra virgolette VIP. E no, la cosa figa è stata che praticamente nessuno sapeva, almeno io non, ovviamente noi non sapevamo da dove sarebbe uscito Tim Burton. Sì. È uscito da spuntato dietro, di noi. Dietro di noi. Tant'è noi che nessuna delle due l'ha ripreso, perché noi ci siamo girate e l'abbiamo proprio visto qua,
Sì, che poi in questi casi lo so che sono stupida, ma non blocco mai perché mi vivo sempre la cosa. Vabbè, tutto bene. Poi alla fine una piccola ripresina l'ho fatta quando stava sul palco. Esatto. Però ad esempio sì, non anche... stavo nemmeno guardando dove riprendevo. Ma no, ma io a un certo punto quando stava sul palco, io ho visto, perché noi ci avevano detto spengete i telefoni, bla bla bla, dispositivi elettronici, quindi non l'avevamo neanche preso in considerazione. A un certo punto si è alzata tutta la gente, sono tutti corsi, sì, con i telefoni. Telefoni. No, non è che allora, quando stavo sul palco io ho detto, oddio, prendo la macchinetta. Abbiamo preso la macchinetta all'ultimo e vi ho vloggato un pezzettino perché era carino farvelo vedere, insomma. E è stato fighissimo. Allora, il film, molto bello. Molto bello. Molto particolare. Sicuramente si vede il tocco di Tim Burton. Sì, io ho visto pochi... Creepy AF. Sì. Ma più che altro io voglio sapere se un minimo di storia vera c'è. Nel senso, ovviamente... è tutto 80% fantastico. Io non penso, perché di solito lui fa dei film molto così. Non lo so, mi sono immaginata comunque questa casa di bambini. Sicuro dei riferimenti storici ci sono. Vabbè, l'anno, la guerra, sì, le bombe. Magari in sono Polonia, delle cose quindi... che sono successe davvero, però... Oh, Madonna! È l'ora del giambollino. È l'ora dell'attack. Nicola li chiama i giambollini. Perché? Boh. Me l'ha sempre detto, ma ogni volta mi scordo, sarebbero quelli che prendono i secchi della mondezza e li scaricano. Giambollini. Va bene, adesso mi stiamo tornando a casina. Debra poi si deve fare un bel pezzetto in macchina. Sì. Speriamo che trova parcheggio presto. Buona fortuna mia. Finalmente a casa. Mi sono resa conto di non aver neanche aperto la casella del calendario dell'avvento con il cioccolatino oggi. Ci sono rimasta malissimo. Per quanto riguarda il viaggio, avete lasciato tantissimi commenti nei video blog precedenti e qualcuno di voi ha indovinato dove andremo io e Nicola. Quindi la domanda del giorno di oggi è un'altra, tanto ovviamente la risposta la saprete direttamente poi il giorno in cui partiremo e spero di riuscire a caricare poi il vlog della prima giornata dove andremo da lì. Spero veramente con tutto il mio corazon. Comunque, quindi la seconda cosa che dovete indovinare, quindi la domanda del giorno di oggi, è il secondo viaggio, nel senso che ci saranno due viaggi attaccati. Uno è quello con l'indizio dei mercatini natalizi, in quella città scorre un fiume, quindi avete già indovinato, non vi dico cosa, ma avete indovinato. E la seconda invece città dove andremo, appena tornati dall'altra, sempre per pochi giorni, sono tutti e due viaggi di pochi giorni, l'indizio è italiana, è una città italiana, quindi fatemi sapere che sotto nei commenti secondo voi dove andremo appena tornati dall'altro viaggio. Poi volevo far vedere, prima di andare a dormire e salutarvi, perché io purtroppo mi dimentico spesso di farvi vedere tutti i cadeau che ci danno gli eventi, però oggi volevo farveli vedere in particolare perché uno è molto pensato e l'altro è molto molto bello. Questo qui della maglietta del film di Miss Peregrine, un ragazzo che tiene per un filo e una ragazza che sta volando. Io non ho praticamente visto nulla di questo film, ovvero non ho visto trama, non ho visto trailer, se ce n'erano, non ho visto nulla perché volevo andare lì con la mente nera, non aspettarmi niente dal film, che tra l'altro esce poi il 15 dicembre e vi consiglio di andarlo a vedere perché è bello, è molto bello e secondo me va visto proprio al cinema. E un'altra cosa, io ero un sacco di tempo, ma parlo di anni, che non vedevo un 3D. Allora, non so se è il film o se in generale è il 3D che da quando l'ho visto io ha fatto dei passi da gigante. Non parlo di scene che vi fanno venire per forza paura o qualcosa che vi arriva per forza addosso, quelle sono le classiche scene del 3D. Ma qui ha, cioè, nel senso, un livello proprio superiore, livelli di tridimensionalità proprio più di uno, più di un piano, cioè veramente una cosa assurda. È veramente stato bello. Io di solito il 3D non lo apprezzo per quanto riguarda la testa, soprattutto quando sono giornate come questa, però bello, soprattutto per la, diciamo, per farvi entrare nell'atmosfera del film, veramente bello. Non vi dico di più perché secondo me è bello andare a vedere questo tipo di film
se vi piace un po' la fantasia che si miscela alla realtà e quel tocco un po' sempre creepy di Tim Burton, andarlo a vedere con sapendo poco o niente. E poi invece il regalo molto pensato di L'Oreal, che ci dice: Barbara, grazie di tutto, ma in realtà grazie a lei, a Martina, a tutto il team, l'expert team. Ci hanno fatto questi pensierini con uno smalto Essie, questo qui aranciato, si chiama Sunday Fun Day, è il numero 839. E poi la linea Profiber, che chi mi segue da un po' già avrà visto, perché questa qui è un trattamento che viene fatto in salone, ma poi si può mantenere a casa, e questo è quello che faccio da Cristiano Russo. Quindi se mi seguite da un po' su questo canale dei vlog, sicuramente lo conoscete, qualcuno di voi ci è anche già andato in salone, e non vedo l'ora di provarli anche questi qui. Vi farò sapere, magari li provo stesso domani. E ho visto, poi ho aperto un attimo Facebook, perché non potevamo comunque tenerli in sala i telefoni quando sono uscita, e ho visto tutte le foto, i video, le impressioni, i post, le live condivise dal team di L'Oreal, ma soprattutto dal team pugliese. Non solo il mio, ho visto anche qualcuno degli altri, però ovviamente io sono stata con il mio team di donne. Sono stata in Puglia quest'estate per la prima volta e mi hanno fatto venire voglia in praticamente meno di 2 giorni di tornare in Puglia adesso, anche col freddo. Hanno un modo, secondo me, di porsi con il quale io mi trovo tantissimo da subito, perché sono una persona che, alla quale piace anche a me dare confidenza, sentirsi subito, sai, quelle persone che dicono subito diamoci del tu e cominciano a ridere e scherzare. Mi ci trovo veramente tanto bene, poi lavorare così è ancora più bello, e hanno fatto veramente poi un ottimo lavoro, ho visto le foto, perché sono dovuta appunto andare via prima. E se posso, se mi risponderà domani mattina, provo a scrivere alla ragazza che era la capogruppo, vi scrivo qui sotto qualche nome di saloni, perché sono tutti i saloni che trovate in Puglia, a parte il ragazzo stamattina che era appunto di Taranto. Tutte le altre hanno altri negozi sparsi per la Puglia, quindi se siete ragazze pugliesi, e so che molte lo siete perché quest'estate in molte mi avete scritto vieni qua, vieni qua, vieni qua, qualcuno di voi l'ho anche incontrata, quindi se vi può servire, loro sono veramente delle esperti fantastiche. Se stanno guardando, vi mando un bacione e grazie di tutto, veramente. Spero di venirvi a trovare anch'io. Quindi adesso vi mando una buonanotte, ci vediamo domani con un nuovo vlog. Voglio sapere se riuscite ad indovinare anche questo secondo viaggio, e buonanotte.